Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. Oggi, come vedete, ho voluto fare un po' lo spacchioso. Allora, in questo video parleremo dei principali alimenti, alcune molecole interessate nel promuovere il sonno, secondo i miei attuali studi, ricerche ed esperienza nel campo. Sappiamo tutti che dormire bene è fondamentale per la nostra salute generale, per mantenere il cervello sano, per il recupero e la crescita muscolare, per il sistema immunitario e per mantenere ottimali tutti i processi di rigenerazione cellulari volti a contrastare l'invecchiamento. In genere si consiglia di dormire tra le 7 e le 9 ore ininterrotte ogni notte, ma per molte persone sembra essere un'utopia e non se ne curano. E queste persone sono spesso quelle che faticano a ottenere risultati anche con una dieta perfetta e allenamenti ottimali. Molti fattori giocano un ruolo importante nella cura del sonno e questi includono lo stress, l'ambiente, le luci, i rumori, il famoso materasso di Mastrota. Però in questo video ci concentreremo sugli alimenti che possono promuovere un buon sonno perché alcuni cibi e bevande hanno delle proprietà particolari e molecole che favoriscono il sonno e ne migliorano anche la qualità. Quindi, quali sono questi elementi che favoriscono il sonno? Ma dobbiamo mangiare più carboidrati o proteine? E la risposta sembra essere entrambe le cose. In primis, ricordiamoci che i carboidrati in generale tendono ad abbassare i livelli di cortisolo e nella nostra quotidianità, nella vita lavorativa, spesso arriviamo la sera che ne abbiamo accumulato veramente tanto. Quindi, magari a cena sono utili proprio per questa ragione e non ci faranno ingrassare perché al calar del sole i carboidrati si trasformano in ciccia. Dimenticatevi queste stronzate. Invece gli alimenti proteici che favoriscono il sonno sono essenzialmente quelli ricchi di triptofano, che è un amminoacido essenziale per il nostro organismo. Ma per essere utile e disponibile a favorire il rilassamento e il sonno, in realtà è il rapporto che ha questo amminoacido con gli altri amminoacidi a fare proprio la differenza a livello neurocerebrale. Sì, perché il triptofano nel cervello agisce proprio come precursore della serotonina e della melatonina, ma affinché sia efficace deve attraversare la barriera ematoencefalica, che è un sistema del nostro cervello, chiamiamolo di sicurezza. E per fare questo, per penetrare nella barriera ematoencefalica, deve competere con altri amminoacidi. E non sempre viene ben sfruttato a livello cerebrale, perché il cervello riceve meno dell'1% del triptofano ingerito. La barriera ematoencefalica ha il ruolo di impedire l'ingresso di tossine e di alte quantità di nutrienti nel cervello. Difatti, anche molti nutrienti essenziali hanno difficoltà ad oltrepassarla. Per questo motivo, anche molti integratori vengono addizionati con la forma acetile o glicinata, ad esempio, perché queste molecole aiutano il trapasso della barriera fungendo proprio da trasportatori. I nutrienti passano alla barriera ematoencefalica attraverso delle molecole di trasporto e il triptofano deve condividere questi trasportatori con gli altri amminoacidi, come la tirosina, la fenilalanina e soprattutto con i BCA, che sono la leucina, l'isoleucina e la valina, che al contrario sono quelli che hanno un effetto più adrenergico e ci rendono più attivi. Quindi un eccesso o una carenza di questi amminoacidi potrebbe inibire il passaggio di triptofano e dare anche un effetto opposto al rilassamento. L'unico modo ad oggi confermato da evidenze scientifiche per assicurarsi l'apporto di triptofano al cervello sarebbe quello di sfruttare il rilascio di insulina, che si attiva dopo un pasto con un buon carico glicemico e quindi di carboidrati, per far sì che gli altri amminoacidi vengano dirottati all'interno delle cellule e eliminati dal flusso sanguigno, aiutando così la maggior parte del triptofano a raggiungere più facilmente il cervello senza i suoi competitors. La ricerca scientifica suggerisce che la combinazione di cibi ricchi di triptofano con carboidrati dà un vantaggio al triptofano. La quantità di triptofano degli alimenti è spesso bassa e può avere solo un effetto modesto e più considerevole solo se si riescono a sfruttare appunto questi meccanismi. Il triptofano è presente in piccole quantità nella maggior parte degli alimenti proteici come yogurt, latticini, pollame, uova, ma anche in alimenti glucidici come avena, banana, datteri, eccetera. Ma degli alimenti ne parleremo un po' più avanti. Poi troviamo un'altra molecola che è il magnesio, un minerale fondamentale per mille, mille, mille.
1000 1000 processi organici che vanno dalla produzione di energia allo sviluppo delle ossa a mantenere un normale ritmo cardiaco ed è coinvolto nelle contrazioni e nel rilassamento muscolare. Infatti di suo la natura ce lo fornisce in numerosi alimenti che siano sia di origine vegetale che di origine animale, ma anche nell'acqua stessa che beviamo ogni giorno. Si è visto che le persone con un basso livello di magnesio presentano un sonno agitato, si svegliano frequentemente durante la notte. Il mantenimento di livelli ottimali di magnesio porta a un sonno più profondo e questo principalmente perché il magnesio svolge un ruolo nel mantenere i livelli di GABA più alti. E il GABA è un neurotrasmettitore che è coinvolto nel promuovere il sonno. Questo neurotrasmettitore rallenta la comunicazione tra i neuroni e il sistema nervoso centrale, aiutando a rilassarci, ridurre lo stress e quindi anche ad addormentarci. La ricerca scientifica mostra con molta certezza che il magnesio può migliorare la qualità del sonno, specialmente nelle persone affette da sonno scarso e disturbato. Inoltre è stato dimostrato che il magnesio ha un effetto stabilizzante sull'umore, nell'alleviare anche i sintomi dell'ansia e della depressione da lieve a moderata. Questo studio clinico randomizzato in doppio cieco è stato condotto su 46 soggetti anziani per determinare l'efficacia dell'integrazione di magnesio per migliorare l'insonnia che era stata accertata su circa il 50% dei soggetti esaminati. Un gruppo ha ricevuto 500 mg di magnesio al giorno, l'altro un placebo per 8 settimane. E i risultati dimostrano che il gruppo con il magnesio ha ottenuto aumenti statisticamente significativi della quantità di sonno, della qualità del sonno, della concentrazione di melatonina e anche una significativa diminuzione della latenza dell'inizio della fase di addormentamento e della concentrazione sierica di cortisolo. In conclusione, l'integrazione di magnesio sembra migliorare le condizioni dell'insonnia nelle persone anziane affette da questo disturbo. Se scegliete un integratore di magnesio per avere, diciamo, la sua efficacia sul sonno, andate sempre nella forma bisglicinata, perché è legato a due molecole di glicina e ne aumenta la biodisponibilità e l'assorbimento a livello intestinale. E da qui parliamo appunto della glicina, che è un amminoacido non essenziale ed a mio avviso può svolgere un ruolo molto importante nei disturbi del sonno. Diversi studi scientifici e la mia concreta esperienza empirica hanno dimostrato che riduce i sintomi dell'insonnia, aumenta l'efficienza del sonno e ne migliora la qualità. La glicina svolge un ruolo significativo nell'aumento dei livelli di serotonina e nella produzione di melatonina, l'ormone del sonno che conosciamo tutti. Inoltre la glicina sembra agire anche aumentando il flusso sanguigno verso l'estremità del corpo, cioè verso la cute. Questo processo riduce la temperatura interna del corpo che direttamente riduce il periodo di latenza nella fase di addormentamento. In questa review scientifica sulla glicina si indaga sui vari studi fatti nel corso degli anni sul suo ruolo con il sonno, sia in specie animali che sugli uomini. Il calo della temperatura corporea interna potrebbe essere un meccanismo alla base dell'effetto della glicina sul sonno, perché è noto che l'inizio del sonno comporta una diminuzione della temperatura corporea interna. L'ingestione di glicina nell'uomo prima di coricarsi ha notevolmente migliorato la qualità del sonno in individui con problemi di insonnia e anche negli esseri umani viene mantenuta una temperatura corporea più bassa durante il sonno. In questa recensione quindi si evince che avere più alte concentrazioni di glicina nell'organismo possono essere significativamente utili nel promuovere una migliore qualità e quantità di sonno. Adesso passiamo alla pratica alimentare. In primis, riuscire quindi a combinare alimenti più ricchi di triptofano e una buona dose di carboidrati che stimolano l'insulina sarebbe la combo perfetta. Quindi tacchino, pollo e il pesce bianco, ad esempio come lo stoccafisso o chiamato anche baccalà nella mia terra, sono quelli con un rapporto aminoacidico maggiore di triptofano e quindi li potremmo abbinare ad esempio con del riso, del couscous, delle patate che tendono ad aumentare di più i livelli di insulina, così da spazzare via quegli aminoacidi competitor del triptofano. Le uova, ad esempio, la sera conviene sempre mangiarle intere per questo scopo, perché è proprio il rosso a contenere più triptofano, mentre l'albume contiene più aminoacidi ramificati. Tra i cereali invece più ricchi di triptofano troviamo il farro e l'avena. E poi a seguire tutti i vari cereali integrali a chicco intero. Il cereale che ha meno triptofano sembra essere il mais. Tra i legumi, quelli con il miglior rapporto sul triptofano sono i fagioli, i ceci e le lenticchie. Ad esempio la soia tende ad essere
più sbilanciata verso la leucina e i ramificati, infatti è quella tra le proteine vegetali col più alto valore biologico. Le arachidi, che ricordiamoci fanno parte sempre della famiglia dei legumi, sono ricchi di triptofano ma anche di magnesio. Ad esempio, abbinare del burro d'arachidi con delle gallette di riso o di farro come snack pre-nanna potrebbe essere utile e coadiuvante al sonno, ma sempre con moderazione in base alla vostra dieta, perché è sempre uno snack bello potente e calorico, ma direi che si bilancia bene se utilizzato per questo scopo. Come frutta secca a guscio abbiamo le mandorle, che sono ricche di magnesio ma anche fonte di melatonina, e gli anacardi, che sono quelli che contengono più triptofano e magnesio, oltre a una buona dose anche di carboidrati, e che quindi sembrano essere quelli più utili e completi sempre a questo scopo. Occhio anche qui alle quantità, perché sappiamo che la frutta secca a guscio è molto ricca di grassi e non bisognerebbe eccederne la sera, se già durante la giornata abbiamo fatto dei pasti piuttosto lipidici. Quindi conservatevi dei grassi sempre la sera se fate questi snack pre-nanna. Tra i semi, a mio avviso, sono quelli di zucca, da utilizzare per promuovere il sonno, perché sono quelli che hanno le più alte concentrazioni di triptofano ma anche di magnesio. Per quanto riguarda latte e formaggi, è meglio scegliere quelli non troppo grassi e poveri di sodio, da utilizzare comunque a cena o come post cena. Ad esempio, lo yogurt greco è una buona fonte di triptofano perché contiene principalmente caseina, che è una proteina del latte. Soffermiamoci un attimo sulle proteine del latte e sulla caseina. Allora, sappiamo che le proteine del latte sono rappresentate da due grandi categorie, che sono le seroproteine e le caseine. Le seroproteine sono più ricche di aminoacidi ramificati, mentre le caseine sono più ricche di triptofano, fenilalanina, tirosina, glutammina e arginina, che sono tutti coinvolti nel promuovere un senso di calma e di rilassamento. Sulle caseine, alcuni studi dimostrano come la frazione beta di queste proteine, che si chiamano le beta-caseine, che rappresentano circa il 30% delle caseine totali, una volta ingerite, gli enzimi digestivi le processano dando vita alle beta-caseomorfine, che hanno effetti simili alla morfina. I nostri recettori per gli oppioidi sono espressi in particolare nel sistema centrale e lungo il tratto gastrointestinale. Si è visto che le beta-caseomorfine sono in grado di legarsi con estrema affinità a questi recettori, determinando effetti simili del famoso anestetico, quindi dandoci quel senso di piacere, rilassamento e di conseguenza sonnolenza. Sugli uomini ci sono diversi studi, ma ancora non si è arrivati a una conclusione certa, però si pensa ci sia una correlazione. Personalmente e attualmente penso sia più una questione di contenuto aminoacidico sbilanciato verso il triptofano e per il contenuto di melatonina, che è molto presente nei latticini. Comunque ci può essere un meccanismo recettoriale oppiaceo coinvolto, così come si è visto anche sul glutine e delle gluteomorfine. Però penso che ancora sia presto per dare delle certezze assolute per quello che avviene sull'uomo. Comunque, ad ogni modo, il rimedio della nonna del latte caldo sembra funzionare, anche perché il latte, oltre a contenere la caseina, ha anche il lattosio, che è un disaccaride e quindi uno zucchero semplice tra i più insulinogenici, cioè che tende ad aumentare rapidamente di più i livelli di insulina. Oppure potremmo fare latte e cereali, o yogurt greco e cereali. Sono due combinazioni che vedrei meglio come pasto pre-nanna, piuttosto che mangiarli di prima mattina. La mattina andrei più sulle proteine del siero del latte, o ricotta se devo scegliere dei latticini, visto che contengono più elevate quantità di BCA, che tendono a renderci più attivi e adrenergici. L'aminoacido glicina invece lo troviamo in presenza maggiore nelle parti cartilagine, connettivali e ossee degli animali, il famoso collagene venduto come integratore. Però se dovete utilizzare l'integratore, assicuratevi che sia collagene bovino di tipo 1, 2 e 3, perché ognuna ha delle caratteristiche differenti. Molto spesso viene utilizzato il collagene del pesce, che non ha assolutamente le stesse proprietà di quello derivato dagli animali, soprattutto da pascolo grass-fed. Come alimento glicinoso, il mio preferito è il brodo di ossa. Così come i cosiddetti scarti degli animali che contengono molta cartilagine o tessuto connettivale, in Sicilia ad esempio il famoso zuzu. Quindi un sano brodo di carne, con dei pezzi magari più economici, ricchi di tessuto connettivale, con tutte le ossa, lo vedo un ottimo alimento, efficace per promuovere il sonno, magari abbinato anche a patate e carote, per il fatto di aumentare un po' il carico glicemico del pasto e quindi un maggiore rilascio di insulina, così da permettere anche al triptofano di accedere meglio al cervello. E con questa tecnica abbiamo risolto l'insonnia del mondo.
Ora però passiamo alle cose un po' più particolari e curiose. Il kiwi. Secondo alcuni studi, i kiwi possono essere uno dei migliori alimenti da mangiare prima di coricarsi. Questo perché i kiwi sono ricchi di serotonina e antiossidanti, che possono entrambi migliorare la qualità del sonno se mangiati prima di andare a letto. Lo scopo di questo studio era valutare gli effetti del kiwi sul sonno, inclusi l'inizio, la durata e la qualità del sonno. In questo studio, 24 soggetti, 2 maschi e 22 femmine, di età compresa tra i 20 e i 55 anni, hanno consumato 2 kiwi un'ora prima di coricarsi, ogni sera, per 4 settimane. Dopo 4 settimane di consumo di kiwi, il tempo di veglia dopo l'inizio del sonno e la latenza dell'inizio erano significativamente diminuiti. Il tempo di sonno totale e l'efficacia del sonno erano significativamente aumentati. I risultati suggeriscono che il consumo di kiwi può migliorare l'inizio, la durata e l'efficienza del sonno negli adulti con disturbi del sonno autorilevati. Quindi mangiare un paio di kiwi prima di andare a letto potrebbe aiutare ad addormentarci prima, dormire meglio ed è una pratica anche sana e facile da poter sperimentare. Altra curiosità è il succo di amarena. Il succo di amarena sembra che presenti alcuni benefici per il sonno. In primo luogo fornisce modeste quantità di alcuni importanti minerali come il magnesio e il fosforo ed è anche una buona fonte di potassio. È stato studiato il suo ruolo nell'alleviare proprio l'insonnia. Gli effetti di promozione del sonno del succo di amarena sembrano siano dovuti alle sue elevate quantità di melatonina. In questo studio, adulti con insonnia accertata hanno bevuto circa 240 ml di succo di amarena 2 volte al giorno per 2 settimane. Hanno dormito 84 minuti in più e hanno riportato una migliore qualità del sonno rispetto a quando non bevevano il succo. Sebbene questi risultati siano promettenti, sono necessarie ricerche più approfondite per confermare il ruolo del succo di amarena nel migliorare il sonno e prevenire l'insonnia. Tuttavia, provare a bere un po' di succo di amarena prima di andare a letto se si hanno difficoltà a addormentarci è un'altra pratica utile e sana da poter sperimentare. Come bevande, io suggerisco anche il tè verde per il suo contenuto di L-teanina, che ha la capacità di fungere da substrato indiretto per la sintesi di GABA, e tisane come la camomilla per la presenza di glicina, e la valeriana che anch'essa agisce sui livelli di GABA. Queste sono utili bevande per indurre il sonno e migliorare la qualità secondo la ricerca scientifica. Per quanto riguarda acqua, tisane, bevande prima di coricarsi, si dice che non è una buona regola esagerare per non svegliarsi la notte per andare in bagno. Ma ragazzi, è anche normale svegliarsi la notte e andare in bagno. Il problema è poi se non ci si riaddormenta più. Quindi va bene limitare l'introito di acqua verso la sera. Ma se vi svegliate per questo motivo e poi non vi riaddormentate più, beh, la causa non è la plin plin, ma che non siete riusciti ancora a soddisfare un sonno efficiente di qualità. E quindi dovete andare a risolvere la causa primaria. Perché quando curate questo disturbo, vi accorgerete che, anche se vi svegliate per andare a svuotare la vescica, poi tornerete in un lampo nel mondo dei sogni che avete lasciato. Quindi guardate sempre oltre i singoli fattori per ricercare quale sia l'origine del problema. Altro suggerimento finale molto utile, che suggerisce anche la ricerca scientifica, è quello di creare una routine. Creare un'abitudine alimentare più regolare renderà più facile addormentarsi la sera. Il miglior modo è quello proprio di cenare sempre alla stessa ora e stabilire anche un rituale post-cena, come bere un tè, latte caldo o bevanda di cui abbiamo parlato prima, o un pasto pre-nanna con gli alimenti combinati che promuovono il sonno. Quindi prendete spunto anche dai vari alimenti che vi ho descritto e provate a fare le vostre combinazioni più adeguate ai vostri gusti e alla vostra dieta. Quindi avere una routine regolare potrebbe aiutarci a stabilizzare e a fissare i nostri ritmi circadiani in questo modo e dare una bella regolata al nostro orologio biologico che in quel momento ci disattiverà in automatico. Ok ragazzi, il video termina qui. Sapete quello che dovreste fare per supportare il mio lavoro? Quindi iscrivetevi, condividete, piacetemi, portatemi con voi. Così cercherò sempre di portarvi contenuti attuali, originali e rilassanti. Io vado a dormire e ci vediamo nei vostri sogni. Pura vida!